Il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 20 gennaio la legge per la riqualificazione della spesa che interviene sul complesso dell'amministrazione regionale per generare risparmi e risanare il bilancio dell'ente. Sono i presidenti di Giunta e Consiglio, Sergio Chiamparino e Mauro Laus, e il capogruppo di Forza Italia, Gilberto Pichetto, i tre delegati della Regione Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica. Li ha designati il Consiglio regionale il 20 gennaio. L'Assemblea legislativa ha dato il via libera ai referendum per l'istituzione di tre nuovi comuni, due in provincia di Biella, uno nel Verbano Cusio-Ossola. Si svolgeranno in primavera in concomitanza con le elezioni amministrative. La Commissione Cultura ha effettuato un sopralluogo al Museo di Scienze Naturali di Torino, dove sono iniziati i lavori di ristrutturazione che dovrebbero concludersi nella primavera del 2016 e che saranno anche l'occasione per ripensare il modello gestionale del museo. Prosegue sino al 28 gennaio presso la sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino la mostra Toshared sul mondo dell'animazione, organizzata dagli studenti del corso di applicazioni digitali per le arti visive dell'Accademia Albertina di Torino. Ricevuta a Palazzo Lascari su una delegazione del gruppo dirigenti Fiat del museo di Auschwitz in visita a Torino. Occasione dell'incontro, la consegna al museo da parte di FCA di due automezzi destinati alle attività culturali del campo. È stata presentata il 21 gennaio al CERMIG la 28ª edizione del Salone del Libro di Torino che quest'anno si svolgerà dal 14 al 18 maggio. Ospiti nell'edizione 2015, dedicata alle meraviglie d'Italia, la Germania e il Lazio.